io sto qua, invochiamo anche lo Spirito che ci aiuti a entrare, perché soltanto con gli occhi dello Spirito possiamo entrare in questo tipo di preghiera. Sono preghiere che il popolo ebraico ha fatto, sono tanti salmi, non sappiamo di preciso quando, come, da chi, perché così dicono gli studiosi ebrei, perché non sappiamo veramente, è vero che ci sono delle soprascritte, salmi di Davide, salmo di, ma però in realtà non sappiamo di preciso chi l'ha scritto e nemmeno neanche quando siano stati scritti di preciso, perché erano preghiere che dovevano essere sempre pregate secondo le circostanze, secondo i problemi che la comunità aveva. Sono preghiere che avete già sperimentato, sono preghiere potentissime, potentissime, perché i salmi, secondo la tradizione ebraica, sono la spada che veramente il Signore dona per controbattere tutte le accuse, sia esterne che interne, che ha l'uomo ebreo, che abbiamo anche noi, perché è sempre una battaglia, se osservate la nostra vita, tra la parola che ascoltiamo dal Signore e la parola, o la controparola, se volete, che ascoltiamo dal diavolo. Il diavolo si chiama colui che divide, è colui che divide. Ma c'è sempre una parola tremenda. I monaci antichi, l'altra volta vi accennavo all'inizio, soprattutto Evagrio Pontico, se vi ricordate, Evagrio Pontico ha scritto un libro che si chiama Antirreticos, con due R. Il nostro esperto sa tutto, però a me piace questo libro che tu avrai spiegato tante volte. Perché? Perché ci aiuta a prendere la parola di Dio come una specie di antimissile, no? Vi dicevo l'altra volta, di antimissile contro le frecce che la vita ci dona, che ci dicono: guarda, Dio è veramente lontano e non si interessa di te. E quello che ha sperimentato anche, se vi ricordate, Giobbe, disse quando era nella crisi, nella sofferenza, e vedeva che lui si sentiva giusto, poveraccio, ma dice: ma perché a me sta succedendo tutto questo, questa solitudine, questa malattia, ma soprattutto questa solitudine di fronte a Dio? Perché Dio non mi parla? Perché Dio non mi parla? E lui è sopra le stelle, non sopra le stelle, sopra le nuvole, cammina a grandi passi sopra le nuvole e della mia pena non si cura. Come mai? Perché? Ecco, questa è la parola che noi ascoltiamo ogni giorno. Allora, i salmi sono come una controparola che ci aiutano a smontare queste false interpretazioni della storia che il maligno, perché esiste, noi cristiani lo sappiamo bene, esiste il maligno, esiste colui che ti reinterpreta male la storia, esiste. Ecco, allora è una preghiera che aiuta il popolo ebraico, aveva questo sentimento che pregando i salmi i problemi anche più gravi che aveva, anche politici, si sarebbero risolti. E questo mi pareva di averlo già accennato, cerco di sintetizzare un po' questo corso, no? Questi vari interventi. Nella serie dei salmi, secondo gli ebrei, ce n'è uno soprannumerario che è il Salmo 151, che non esiste nella Bibbia, ma c'è nella tradizione ebraica, c'è anche a Qumran, Salmo 151, però è un salmo soprannumerario, non ispirato, però ci fa capire come gli ebrei pregavano questi salmi, cos'era per loro il salterio. E allora, già vi accennavo all'inizio, che questo salmo parla di Davide che va a combattere contro Golia cantando con lo zufolo, cantando, va con 5 sassi
I cinque sassi, belli lisci, sono i cinque libri, dicono gli ebrei, i cinque libri del Salterio. Con questi, uno di questi cinque sassi è stato in grado di abbattere il Golia. Ed è interessante questo, perché già vediamo che nel Salterio stesso questo spirito c'è. Nel penultimo salmo, il salmo 149, trovate in un salmo come le lodi di Dio sulla loro bocca, che sono il Salterio. Gli Hasidim hanno le lodi di Dio sulla loro bocca come spada a due tagli in mano, no? E la spada, le lodi, ma come spada a due. Questo è quello che Israele sperimentava, cioè in un periodo di grande crisi, possiamo dire, in cui è stato scritto probabilmente quel salmo lì, cioè di crisi in cui alcuni hanno preso in mano veramente la spada, sono i Maccabei, qui dice non si può più andare avanti in questo modo, con questa secolarizzazione che viene proprio dal santuario di Dio nel Tempio, e c'erano i sacerdoti che si erano ellenizzati, educavano i loro figli all'ellenismo, e allora i Maccabei hanno preso una spada e vanno a purificare il Tempio, però c'era un gruppo che non era così d'accordo con questa rivoluzione, se volete, maccabaica. Dice no, noi stiamo a casa, non combattiamo, la nostra arma sono i salmi, e sono quelli che vengono chiamati gli Hasidim. Noi stiamo a casa. Difatti hanno avuto ragione, perché i Maccabei dopo sono stati loro stessi catechizzati, sono diventati asmonei. Ecco, allora vi dicevo questo, la forza che hanno questi salmi, che sono salmi che ci fanno capire come Dio, che sembra così lontano, è così vicino. Ed è interessante, guardate, sto facendo un po' di introduzione, dopo in concreto vi presento due salmi dove troviamo questo aspetto, però ed è interessante anche tenere presente l'esperienza che hanno questi salmisti di Dio. Il nostro Dio è vero che sembra così lontano, che non lo puoi toccare, non lo puoi baciare, pensate, addirittura neanche pronunciavano il nome di Dio per rispetto a questo Dio, sembra veramente così lontano. E in realtà il controposto di Dio, cosa sono gli idoli? Gli idoli invece li vedi, li tocchi, li baci, sono vicinissimi gli idoli. Pensate all'esperienza anche che abbiamo noi di vita di fede. Gli idoli del sesso, del denaro, della bellezza, sono vicinissimi, li puoi toccare, li puoi baciare, però non hanno occhi per vedere, non hanno bocca per dirti qualche cosa, non ascoltano la tua preghiera. E invece Dio, che è così lontano, che sembra così lontano, è così vicino e interviene in una zona molto più profonda dell'uomo, della zona dello spirito. Ma entrando là cambia anche tutta la natura, cambia tutta la situazione anche storica. Non è un Dio statico, ma è un Dio della storia. È vero che troviamo salmi che pregano, però che pregano un Dio sembra io tu, però è un Dio che interviene, che cambia la vita. Questo si vede soprattutto, guardate, tenendo presente tutto il cammino che fanno i salmi. Già vi accennavo l'altra volta che il modo più tradizionale che avevano gli ebrei, ma che hanno avuto proprio anche i cristiani nei primi tempi, che è continuato nel monachesimo, è di pregare i salmi tutti insieme, uno dietro l'altro, non uno alla volta così, no, uno dietro l'altro, cioè tutti i 150 salmi. Allora, se osservate, c'è tutto un cammino. È come una scuola di preghiera il Salterio, una scuola di preghiera, e a mano che uno va avanti si sente trasformato, e là è il bello, la trasformazione, e si parte da un momento di sofferenza, di solitudine, e si sperimenta la solitudine in vari modi, alle volte è una malattia, alle volte sono i nemici che sono i parenti, alle volte la solitudine più grande la troviamo nel Salmo 50-51,
il miserere cosiddetto, l'uomo che si trova solo nel peccato, è la massima solitudine, perché si sente veramente che ha tagliato i ponti con Dio, e tagliando i ponti con Dio dove si sta appoggiando? Ecco, questo. E attraverso la preghiera vediamo che questi salmi, li vedremo anche in un paio di salmi che vi leggo io, incomincia a sentire, ma no, sei vicino, Dio è vicino. E allora ci sono i salmi di fiducia, il Signore mio Dio, mio tutto, diceva San Francesco, è la presenza del Signore. Questa presenza del Signore, che è il secondo momento, porta a una gioia che alle volte diventa incontenibile. Pensate il Salmo 150, che per 10 volte dice lodatelo, 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 e con tutti gli strumenti possibili, sono 7 strumenti, lodatelo, cioè tutto, e l'ultimo grido è tutto quello che ha un po' di fiato in corpo, se vedete l'ultimo versetto del Salmo, lodi il Signore, tutto quello, ogni carne, ogni essere che ha un po' di fiato in corpo, quindi è come un inno enorme che sale da tutta la creazione, ecco. Ecco, questo è il cammino del Salterio. Allora, io ho scelto, anche per voi, ho scelto 2 salmi dove troviamo questo cammino che fa il salmista e che fa l'orante. Tenete presente quando si parla di orante, tante volte trovate un io, ma quando... E nel Salterio trovate un io, è già un io insieme alla moglie, insieme al marito, insieme ai figli, insieme alla comunità, non è io solo io, è un io comunitario, e quando si parla di noi c'è sempre l'io dentro presente, c'è una sintesi, se volete, tra io e noi. Ecco, allora il Salmo 73, ed è interessante perché il Salmo 73 sta come una specie di punto critico all'interno del cammino del Salterio. Il Salmo 73 avviene dopo tutta una serie di salmi, soprattutto nel primo libro, dove ci sono tanti salmi pieni di sofferenze, anche nel secondo libro. E adesso nel Salmo 73 è il primo del Salmo del terzo libro, ma in qualche modo sta come al centro, se volete, del Salterio, e si vede che c'è un passaggio che va dall'io che si sente solo, abbandonato, in crisi, perché vedremo, per poco dice forse ho sbagliato tutto nella vita, io che sono stato così fedele a te Signore, vedo che in fondo non ti trovo, non ti vedo, e vedo che chi non ti conosce o perlomeno ti ha abbandonato, ma lo vedo che sta benissimo, allora ho sbagliato tutto io. Cioè vedremo un uomo che incomincia ad andare in crisi perché pare che Dio veramente sia lontano, non sia vicino. Ecco, allora lo vediamo questo salmo. Io ho messo così: un Dio sperimentato come lontano a motivo delle ingiustizie, cioè la prima esperienza che fa. È un salmo che in qualche modo richiama anche il cammino spirituale di Giobbe, tutto sommato. Il cammino spirituale di Giobbe passa in queste fasi che vi farò notare, fasi che è anche il nostro cammino spirituale alle volte, no? Passiamo delle fasi, bisogna anche avere la pazienza, che si può passare anche, non pensare ormai non c'è più niente da fare nella mia vita. Uno dei problemi che abbiamo noi è la corsa, volere subito risolvere i problemi. Invece nella vita spirituale c'è bisogno anche di tempo, di pazienza, di lasciarsi condurre. Ecco, allora vediamo. Vi dicevo che è un salmo che aiuta, c'è come un passaggio dal tempo in cui il popolo si trova in difficoltà, sia i salmisti singolari, sia di singoli, sia il popolo si trova in difficoltà per vari motivi, evidentemente, e
questo salmo aiuta a sentire, no, guarda che il Signore è vicino. E pian pianino si passerà quel quarto libro e poi soprattutto il quinto e la finale, si passerà a sentire veramente la presenza del Signore, e questa presenza del Signore che provoca la gioia, l'allegria, quello che noi chiamiamo felicità, la felicità. Ecco, allora, ve lo leggo. Notate, ci sono tre veramente, sono i passaggi anche di questo salmo, e ci sono tre atteggiamenti, guardate, che sono importanti anche nella nostra vita, tre atteggiamenti che sono legati a tre verbi che trovate qui. C'è un verbo vedere, il verbo ragionare, se volete, riflettere, e alla fine il verbo stare, il verbo stare. Sono tre verbi, ma anche il comprendere, ma così comprende attraverso lo stare. Sono tre verbi interessanti da tenere presente per capire il passaggio dalla esperienza di un Dio lontano, e alla fine vedremo la gioia incontenibile che ha quest'uomo qui, e dice quanto ero scemo quando ero in crisi, quanto ero scemo, adesso guarda come sto bene. E difatti la prima espressione indica è il momento finale, dopo ricorda quanto ha sofferto. È veramente buono Dio con Israele, nelle solite traduzioni normali, almeno nella vecchia CEI, era quanto è buono Dio con i giusti, cioè cambiando, ha tentato di cambiare un pochino il testo, ma il testo ebraico, questo è un testo che è la mia traduzione. Quanto è buono Dio con Israele, ma anche con me, è chiaro, con Israele, quindi è la espressione di gioia che ha questo salmista dopo che è uscito dal tunnel della crisi. E allora, adesso con quanti hanno il cuore puro? Questo è interessante, guardate, nel nostro cammino spirituale, con quanti hanno il cuore puro. Cos'è il cuore puro? Il cuore puro è il cuore di colui che non si arrabbia quando arrivano i fatti, aspetta un pochino, c'è un salmo, ci è nato altre volte, mi pare anche l'altra volta, aspetta un momento, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, sono sempre vicino a te, ti arriva un problema, subito basta, non gioco più. No, quel cuore puro è uno che attende che Dio gli parli. Io però, adesso sta parlando di Israele, adesso ricorda la sua esperienza e proviamo anche a coinvolgersi, perché ci sono momenti in cui noi abbiamo vissuto, credo ciascuno di noi, un po' questa, più o meno, perché essendo parola di Dio, la parola di Dio come una parola che ti illumina la vita, quello che è capitato nella tua vita, e incomincia anche a darti speranza. Tenete per sempre che la forza della parola di Dio è diversa da quella di un professore che ti dice le cose come dovevano essere, come sono state. No, la parola di Dio ha un'efficacia, mentre l'ascolti funziona. Questa è l'esperienza più bella che potreste fare dal punto di vista spirituale, perché è così, la parola agisce. Io però per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla scivolavano i miei passi. Chi è questa persona che sta parlando? Molto probabilmente è uno che è stato tanto tempo con il Signore. Possiamo pensare a un levita, anche perché queste persone che erano vicino al Tempio sapevano anche scrivere, la maggioranza della gente non sapeva né leggere né scrivere, quindi è probabile che sia uno che aveva imparato a scrivere, quindi aveva imparato anche a scrivere delle preghiere. È una preghiera che scrive per sé, ma scrive anche per tanti altri che vanno al Tempio a pregare. Io però per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla scivolavano i miei passi. C'è un dubbio, guardate, che viene subito espresso, è il dubbio sulla presenza di Dio, sulla presenza di Dio. I salmi sono testi dove
possiamo intuire che c'è una presenza di Dio, ma quando Dio non sembra presente, uno va in angoscia, come va in angoscia questo salmista, questo orante. Perché qual è il motivo per cui per poco non inciampavano i miei piedi? Vuol dire per poco inciampavo e per poco dopo dire per poco davo ragione agli altri. Ho sbagliato tutto nella mia vita. Ti ho seguito, Signore, adesso sono con le mani vuote. Ho sbagliato tutto. Perché ho invidiato gli arroganti. Ho invidiato gli arroganti. Cioè si mette e dice, ma guarda, io ho sbagliato. Gli arroganti invece, guarda come sono tranquilli. Gli arroganti sono coloro che si credono Dio, o perlomeno si atteggiano ad essere Dio. Arrogante, uno crede, io sono Dio. È il peccato primitivo. Ma qual è il problema? Vedendo la prosperità degli empi. Vi ho detto che il primo verbo importante, sono tre verbi, il primo verbo è proprio il vedere, il ra'a. Il verbo ra'a in ebraico vuol dire osservare la realtà con gli occhi della carne. Ecco, perché questo salmista, questo orante va in crisi? Perché osserva la realtà con gli occhi del mondo, diremo noi. Giudichi come giudica chi non è mai andato in chiesa, chi ha lasciato Dio da tempo, giudica come giudica la politica, giudica come gli altri, con gli occhi del mondo, vedendo la prosperità degli empi, vedendo della crisi che ha sperimentato, se vi ricordate, anche Giobbe, la crisi. Ma guarda, io tutta la mia vita sono stato onesto, ho educato i miei figli alla fede, sono stato sempre preciso, ho fatto tutti i riti possibili, e adesso questo mi capita. Ho perso tutti i beni, ho perso tutti i figli, sono qua da solo, anche mia moglie è contro di me. E tutti coloro che io ho beneficato ridono di me. Una solitudine enorme, perché Signore? Almeno tu parlami. Questa è la battaglia di Giove. Parlami, Signore, parlami. Perché taci? Ecco. Allora, vedendo la prosperità, cioè osservando la realtà con gli occhi della carne, questo uomo va in crisi. Va in crisi. E allora dice, bah, mi sembra che io ho sbagliato, loro hanno ragione. Sì, e adesso gli spiega, con gli occhi della carne che cosa viene? Sì. In loro nessuna inquietudine per la morte, almeno con gli occhi della carne vede che è così, non hanno nessun problema, nessuna inquietudine per la morte, invece lui si sente alla morte davanti ed è inquieto. Ben pasciuto il loro corpo, cioè stanno bene. Chiaro che a quel tempo stare grassi vuol dire stare bene, adesso è un contrario, però ben pasciuto il loro corpo. Tra le pene dei mortali non si trovano. Cioè non hanno i problemi, non hanno problemi che abbiamo tutti noi, le pene dei mortali, problemi, non c'è. Ne sono colpiti come gli altri uomini, non sono colpiti come gli altri uomini. Perciò l'orgoglio e la loro collana come vesti indossano la violenza. E qui trovate, guardate, un richiamo a tutta una serie di salmi, li trovate soprattutto nel primo libro. Ci sono i cosiddetti salmi dei poveri, da salmo 10, 11, 12, 13, 14, sono i cosiddetti salmi dei poveri. Ma poveri, poveracci, perché? Perché anche effettivamente si trovano nella sofferenza, nella ingiustizia. Sono ingiustizie che sono nate soprattutto nel periodo persiano. I poveri veramente erano poveri, nel senso, quando si parla di poveri, perché? Perché c'è stato un cambiamento nel riscuotere le tasse da parte dei persiani. Prima le tasse erano pagate in natura, grazie a ciò. Erano pagati in natura, in qualche modo si riusciva sempre a nascondere qualche cosa, no? Come ricordano i miei genitori durante la guerra, qui a Padova si moriva di fame, ma noi in campagna
qualche modo si doveva dare, ma qualcosa rimaneva in casa, no? E quindi si riusciva a sopravvivere. Non così invece quando bisognava pagare in contanti. Allora alle volte il raccolto era buono, alle volte no, e bisognava pagare in contanti. Non riuscendo a pagare i padroni, che cosa si faceva? C'avevano una figlia bella, robusta, vai a lavorare, poi c'è il figlio, vai a lavorare. Non si riusciva a pagare le tasse, allora tutta la famiglia diventava schiava del padrone. Ma è interessante questo, Neemia dice, in un capitolo di Neemia, dice questo: ma che cosa sta succedendo lì a Gerusalemme? Noi vediamo che Neemia viveva in Persia e dice: nel souk qui a Persia, nel mercato a Persia, vedo che vengono venduti dei nostri fratelli ebrei che vengono da Gerusalemme. Perché? I buoni ebrei ricchi, che cosa facevano? Quando arrivava l'anno del giubileo, in cui bisognava, secondo la legge, liberare gli schiavi, cosa facevano? Prima che arrivasse la scadenza, rivendevano questi schiavi ai pagani, li rivendevano. Dice: ma vi pare che sia una cosa da fare da noi ebrei? E noi ebrei in esilio paghiamo per riscattare i nostri fratelli e riportarli in patria. Vi pare di fare una cosa buona? Loro si fanno una decisione di non fare più, di non muoversi più in questo modo, per dire come certi salmi veramente sono salmi in cui questi poveracci si sentono schiavi, ma soprattutto la sofferenza era schiavi non tanto, è chiaro, anche dei pagani, ma dei loro fratelli ebrei, dei padroni. Quindi questo salmista vede che c'è una ingiustizia palese, con gli occhi della carne, dice, non riesce a darsi una spiegazione. Dice: scherniscono, e poi queste persone così violente, sporge del loro grasso il loro occhio, traboccano di fantasie nel loro cuore, cioè i loro occhi sono omicidiali, cioè mettono anche paura di fronte al poveraccio. Scherniscono, parlano con malizia, con prepotenza parlano dall'alto, è l'arroganza, chiamiamola così, quello che usiamo noi chiamarla, l'arroganza del potere. Oltre ad avere il potere sei anche arrogante, e un poveraccio non può più alzare la bocca perché sennò lo schiacci. E come, che cosa usano? Usano la parola per schiacciare i poveri. Hanno posto in cielo la loro bocca, ma la loro lingua percorre la terra. Il Salmo 12 dice: per la nostra lingua siamo forti, dicono questi padroni. Salmo 12, versetto 5. Per la nostra lingua siamo forti. Chi sarà nostro padrone? Per la nostra lingua siamo forti. Chi sarà nostro padrone? E dice: chi abbiamo paura? Non abbiamo paura di nessuno. Ed è interessante, guardate, perché al centro di quel gruppo di salmi si trova un bellissimo salmo: Signore, Signore nostro, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Cioè loro dicono: chi sarà nostro padrone? E il salmista dice: no, il nostro Signore è Dio, Lui ci difenderà, Lui ci difenderà. Ecco, allora hanno posto in cielo la loro bocca, ma la loro lingua percorre la terra. Cioè è come un mostro enorme che alla testa in cielo, e una lingua che percorre tutta la terra, la lingua micidiale. Anche adesso pensate come basta mandare un messaggio, vedi, che distrugge una persona, qualche ragazzo che si uccide perché viene sbeffeggiato dai propri compagni, è tremendo la lingua. Ecco, per questo, guardate, c'è una parentesi, molto probabilmente è un'aggiunta di uno che pregava tante volte questo salmo e dice: ma è proprio vero, e l'ho messo tra parentesi, per questo il suo popolo fino a tal punto devia e la loro acqua sorbe in abbondanza. Cioè per questo tutti corrono dietro a queste persone, perché parlano, riescono a convincere il popolo, per questo il suo popolo fino a tal punto devia, cioè
va dove va la corrente, come oggi è difficilissimo avere discernimento, perché adesso abbiamo bisogno di discernimento, perché tutti fanno quello che fanno la maggioranza, quello che è buono, quello che fa la maggioranza facciamo anche noi, questo è buono. L'unico criterio è questo, avere discernimento. Guardate, anche poter leggere la Bibbia, fare questi incontri, vi aiuta uno fermo, con che occhi sto guardando la storia? Con quali occhi? Con gli occhi della carne, allora corro, ascolto e corro nella via. Però è una corrente, se noi, è chiaro, il problema che ha soprattutto i ragazzi giovani, tante volte io parlo anche ai ragazzi, è chiaro, uno deve sempre distinguersi dal papà e dalla mamma, e ha ragione, però sta attento, dico ragazzi, state attenti, perché tu non sai dove sta andando, dove va a finire la strada, tu non lo sai mica dove sta, è la via, vi ricordate il primo salmo, dice c'è la via della vita, la via della morte, non lo sai, ed è difficile quando ti sei incamminato sulla via della morte tornare indietro, quindi è importante anche il dialogo con i più anziani di te. E allora sentite la crisi, in dove va questo salmista, la crisi si trova, essi dicono: come può Dio sapere? C'è forse conoscenza presso l'Altissimo? La crisi, questo levita dice, ma hanno proprio ragione, loro dicono, tanto dice, vedi tu che sei buono, che sei santo, che hai fatto la volontà di Dio tutta la vita, guarda come stai male, guarda come sei in crisi, hai anche problemi psicologici, tutti li hai. C'è forse conoscenza presso l'Altissimo? Vi dicevo che Giobbe diceva che Dio cammina a grandi passi sopra le nuvole e della mia pena non si cura. Ecco, questi sono gli empi, questa è una fotografia degli empi. Non è l'empio colui che non crede in Dio, crede che ci sia Dio, ma sta sopra le stelle, non ha a che fare con la mia vita. Eppure, sono gli empi, dicono così, eppure quello che io vedo, sono sempre tranquilli, aumentano il potere. E allora, la prima conclusione qual è? Veramente invano ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, ho sbagliato tutto. Sono stato colpito tutto il giorno e la mia correzione riprendeva ogni mattina, sempre questa angoscia, invano io ho combattuto e sono entrato nelle sofferenze, invano. E allora a questo punto vorrebbe anche abbandonare il campo. Dice, ma come posso abbandonare il campo? Certo, non è così facile abbandonare il campo, perché vivi un contesto di sapienza che gli viene dal papà, che gli viene dalla mamma, che gli viene dalla nonna. Cosa dirà mia nonna se io abbandono, non vado più in chiesa? Cosa dirà? Se avessi detto voglio raccontare questo, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Cioè, quello che blocca a fare subito il passo e andare dall'altra parte e dire avete ragione voi, vengo anch'io con voi, è la tradizione. Già vedete che anche la tradizione ci serve, la tradizione, non ci credi tanto, però la tradizione, però non basta sulla tradizione, certo la tentazione è molto forte, la tradizione non basta, è come vivere facendo le stesse cose come se avessi fede ma non ce l'hai. E allora vuole approfondire, vedete il cammino che va sempre più a fondo. Prima abbiamo visto, osserva la realtà con gli occhi della carne. Adesso prova a osservare, proviamo a vedere la realtà con un altro occhio. È l'occhio della riflessione, l'occhio della ragione. E il verbo non è più ra, ma è chashav in ebraico, chashav. Quando riflettevo per comprendere, questo era un tormento ai miei occhi. È brevissimo, però ci fa capire come questo salmista, prima di fare il passo per dare ragione agli empi, coloro che non credono in Dio, incomincia a riflettere. E che cosa gli dice la riflessione? La riflessione gli dice tutto lo studio, tutta la storia della salvezza, come Dio veramente è stato buono con Israele, con tutto il popolo. Vedete, all'inizio è veramente buono Dio con Israele, questo lo dice la storia,
però il problema sono io però in questo popolo sto male, come anche Giobbe, anche lui sapeva che c'era tutta una storia di salvezza, però io sto male, mi sembra che il Signore con me non si comporti bene. Era un tormento ai miei occhi, vedete, neanche la riflessione riesce a calmare. Naturalmente il problema è questo, che voleva far entrare nel tubo della sua ragione tutta la storia della salvezza, anche la storia, il modo che ha Dio di salvare l'uomo, di salvarlo anche all'interno delle sofferenze. Quando trova veramente la soluzione, la trova nel versetto 17, guardate, finché non entrai nel santuario di Dio, allora compresi la loro fine. È interessante, guardate, chi è questo? Dov'è questo santuario di Dio? Chi è? Questo è un salmo sapienziale, se volete, ha poco a che fare con gli altri salmi dove si parla delle preghiere, di lodi, di invocazioni, dove si fanno il tempio. Poi questo santuario, io ho tradotto santuario, ma in realtà nel testo ebraico è Mikdesh El, che vuol dire sono i santuari, quindi si sta parlando di un santuario molto più profondo, è il santuario del cuore, il santuario del cuore, finché non entrai nel santuario di Dio, cioè il cuore dell'uomo è come un santuario di Dio, finché non rientrai in me stesso. E lì mi sono sbocciati, se volete, in un'immagine tradizionale anche dei padri antichi, gli occhi del cuore. Sono sbocciati gli occhi della fede. Finché non entrai nel santuario di Dio, ho messo i miei piedi finalmente nella zona del sicura, nella roccia, ho messo i miei piedi in questa roccia, e mettendo i piedi nella roccia incomincio a rivedere la storia con gli occhi di Dio. Tutta la stessa storia la rivedo in modo diverso. E allora vedete la seconda fase, si rende conto, ma no, non è così lontano Dio, così indifferente come pensavo, eppure così vicino, salvatore dei poveri, degli Anavim, era il tema. Veramente, ecco qua, vedete? Adesso trovate un secondo modo di, dopo questa esperienza che gli sono sbocciati gli occhi del cuore, incomincia a vedere la realtà in modo completamente diverso, dice, e veramente li pone in un luogo scivolosi. Notate anche il passaggio dei verbi, dei pronomi. Prima era egli, Dio, si discuteva di Dio. Quando abbiamo dubbi di fede, quando è lui, egli è un'entità, egli è, e la fede invece ti fa parlare con un tu, veramente tu li poni, è il passaggio tra egli, non è più egli, la teologia parla di egli, ma la preghiera, il salmo parla di tu, veramente tu, adesso con gli occhi del cuore dice, io posso dire tu li poni in luoghi scivolosi. Cioè questi che erano così sicuri di sé, arroganti del potere, così ben piantati, grassi, che minacciavano con la lingua, erano tremendi. Andiamo a vedere in realtà che cosa sta succedendo nel loro cuore. Chi sono realmente? Sono un pallone gonfiato. Veramente tu li poni in luoghi scivolosi. Vedete la presenza del Signore nella vita dell'orante, che lo sente vicino, li hai fatti cadere in rovina, come sono diventati un orrore in un istante, consumati e finiti da spaventi, cioè di fronte alla morte questi qui non sanno più che santi chiamare, non riescono a capire perché tutta sta vita e adesso deve sparire questa vita di fronte alla morte, come un sogno al risveglio. Quando ti desti mio Signore, vedete mio Signore, non egli, mio Signore, fai svanire la loro immagine. È un'immagine solo, questa immagine che avevo io in testa, non è una realtà concreta. Quando il mio cuore, allora sta pensando, dice, ma quanto ero scemo, quando il mio cuore si inacidiva e sentivo una fitta ai miei reni, cioè non avevo discernimento. Non avevo discernimento quando ero lì che
stavo, brontolavo contro Dio, contro me stesso, contro la vita, e invidiavo questi prepotenti, li invidiavo, quella era la vera vita. E io ero ottuso e non capivo, ero una bestia bruta, ero di fronte a te, bellissimo, perché nella lingua ebraica si parla, ero come un ippopotamo caduto dentro un fosso, non avevo la forza di alzare la testa, ero come una bestia bruta, ero di fronte a te, ma io questo ero stolto. Vedete, qui si parla della stoltezza, stolto era in ebraico, qui non trovate stolto il termine Baar, ma stolto in ebraico si dice Nabal, che è il famoso marito di Abigail, lei salva il marito che aveva cacciato via i soldati di Davide malamente, salva il marito e i suoi lavoratori, ecco, servi, dicendo: no, abbi pazienza Davide, mio marito, sai come si chiama? Si chiama Nabal, si chiama stolto. Non gli puoi dire una parola, lo stolto non gli puoi dire una parola, sa tutto lui. Dunque, ma io ero, ecco, guardate la presenza dei, la vicinanza del Signore. Lui credeva che il Signore fosse lontano, adesso dice, con gli occhi del cuore, vedete, ma io sono continuamente con te, io l'orante, sono continuamente con te. Sono continuamente con te, di che cosa ho paura? Di che cosa ho paura? Hai afferrato la mia mano destra, vedete Dio che ti afferra la mano, tu hai afferrato la mia mano destra e secondo il tuo piano mi conduci. È il problema che ha Giobbe, è quello che non riesce a far inserire la sua sofferenza nel grande piano di Dio, nel piano di Dio. Secondo il tuo piano mi conduci e poi nella gloria mi accoglierai. Chi altri ho io su in cielo? Se sono con te nulla bramo sulla terra, mi basti tu, solo Dio basta. Se viene meno la mia carne e il mio cuore, roccia del mio cuore e mia porzione è Dio per sempre. Vedete, per questo si pensa che sia una levita, perché il levita non ha porzioni di terra, mia porzione è Dio per sempre, cioè Dio solo basta. È un uomo che finalmente nella preghiera ha potuto placare il suo cuore, ha placato il suo cuore. Vi ricordate l'altra volta vi ho letto quel bellissimo salmo di una donna molto semplice, no? Ho placato, ho acquietato e ho placato il mio cuore come il bimbo sopra di me, è il salmo 131, ho placato. Dio solo basta. Ecco, i lontani da te si perdono. Adesso sta facendo un'osservazione. Coloro che sono lontani da te si perdono, non è che lui li distrugga. Uno che è lontano dal Signore sta male, perché la vita sta stare vicino al Signore. Tu distruggi chiunque ti è infedele, cioè non è che il Signore distrugga. Stare lontano dal Signore è una distruzione interna, ma per me il mio bene è stare vicino a Dio, la mia felicità, quello che è stare vicino a Dio, è quello che nei vespri della festa di San Francesco, alle volte, una volta, non so se c'era proprio questo testo, per me il mio bene è stare vicino a Dio, mi chiauto maderere Deo bonum est, ho posto nel mio Signore, il Signore, il mio rifugio. Questo è un altro tema che trovate lungo tutto il Salterio, un tema del rifugio. In fondo la preghiera salmica è tutta una ricerca di un rifugio non per scappare via, di trovare veramente la roccia. Uno dei problemi che abbiamo noi è proprio quello di trovare la roccia è lo spirito, perché l'uomo e la donna tante volte passa anni senza mai trovare lo spirito. Cerca, vive nel corpo, nelle sensazioni, si passa da una sensazione all'altra, questo è il passaggio, è difficile arrivare nel mio io, nel mio profondo, la roccia del mio cuore
Il mio rifugio è questa roccia. L'altra volta abbiamo spiegato il Salmo 40, vi ricordate la roccia? Per poter raccontare tutte le tue opere. Evidentemente quando questo salmista ha fatto questa esperienza di Dio, dice non può tenerla per sé, non può tenerla per sé. È come Maria di Magdala, quando ha incontrato Gesù Cristo, va ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore. Anche lei fa tutto un cammino, sono i tre verbi, li ha sperimentati anche lei. Prima vede con gli occhi della carne, e dopo con gli occhi della riflessione, e poi alla fine vede con gli occhi del cuore. Con gli occhi del cuore prima vedeva Gesù Cristo, non lo riconosceva, dopo con gli occhi del cuore lo vede. Questo è tutto un passaggio che fa anche lei. Ecco. E poi vi ho messo anche il Salmo 34, no? E la gioia del povero, quando uno ha incontrato il Signore, come quest'uomo alla fine dice: per me il mio bene, la mia felicità è stare vicino a Dio. Ed è interessante anche il discernimento, diceva Sant'Ignazio, sta nel distinguere che cos'è il piacere e che cos'è la felicità. Ed è interessante vedere dove sta la linea, dove sta la felicità. È una zona molto più profonda dentro di noi, sta proprio nella zona dove c'è lo spirito. Ecco, vediamo la gioia del povero e del debole per un Dio così vicino. Quindi è un po' a conclusione, se volete, di questi corsi che avete fatto lungo quest'anno, vari interventi, vari assaggi di questo bellissimo, è un libro che ci aiuta, vi ho detto all'inizio che è la piccola Torah del povero, la piccola Torah del il Salterio, è la Torah, sono i cinque libri, la piccola Torah del povero. Non trovate soltanto preghiere, ma sono trovato parole che ci aiutano a camminare, a incontrarci con Dio. La piccola Torah del povero, perché non potevano comperarsi la grande Torah, ma un Salterio forse sì, o forse meglio, potevano imparare a memoria gli antichi ebrei. Ecco, vediamo a conclusione di questo piccolo corso questo bellissimo salmo. Voglio benedire il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Questa è la spiritualità, guardate, tipica ebraica, che è uno che vive, l'ebreo veramente vive nell'oggi, qualsiasi tempo, piove, non piove, sono sola, non sono sola, sono in compagnia, sto male, sto bene. Voglio benedire il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Evidentemente, guardate, c'è come un criterio, perché poter benedire il Signore, già vi accennavo credo nel primo incontro, è un miracolo. Non è dice vabbè, benedico il Signore perché sto bene, ho mangiato bene, no. Poter benedire il Signore è un miracolo. Il miracolo è come nel tuo nome scavalcherò le mura, nel tuo nome scavalcare le mura con un salto, non è possibile da solo, no? È un miracolo, ed è il miracolo, vi accennavo anche l'altra volta, adesso lo richiamo, è il miracolo che hanno sperimentato i tre giovani nella fornace, hanno il miracolo della lode, cioè sono in mezzo alle fiamme, non dopo che sono stati tirati fuori e si sono scottati e sono là, no, sono in mezzo alle fiamme, non si scottano, ma le fiamme sono tremende, no? Eppure e là benedicono Dio. Perché? Il motivo è perché con loro c'era un quarto giovane, che era l'angelo del Signore, che spirava su di loro una brezza soave. Questa è l'esperienza, guardate, tipica della preghiera salmica. È una preghiera che noi facciamo, ma con noi c'è lo spirito. Sei in difficoltà, perché nelle difficoltà, nei problemi, un tumore che hai, puoi ancora benedire Dio, poi non a denti stretti, ma perché? Perché ti senti accolta, c'è come uno spirito che ti avvolge. Io mi glorio nel Signore. Mi glorio nel Signore, vedete, mi glorio, appunto posso benedire perché c'è il Signore vicino a me. I poveri
ascoltino e si rallegrino, si rallegrino. Magnifica. È un gruppo, vedete, chi sono questi Anavim? Vi ho detto, i poveri sono tanta gente che ha sofferto, ma lentamente anche i poveri, dopo un certo periodo, sono anche coloro che, pur non essendo forse materialmente poveri, ma si sentono che hanno trovato veramente il centro della loro vita, del centro della loro vita, e sono gli umili, sono un gruppo trasformato, obbediente alla parola del Signore, che sa che veramente è soltanto Dio che dona la vita, non sono i soldi, non sono il denaro, non sono, ecco, è un gruppo umile, obbediente, che è in attesa anche del Signore che verrà a giudicare, che verrà a salvare. Allora, i poveri ascoltino e si rallegrino, e cioè voi che state soffrendo, che dice, ascoltate quello che ho sperimentato io, magnificate con me, desidera che i suoi amici dicano bene del Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. È interessante, guardate, qui c'è il Signore, Yahweh, il Signore, il nome. Il nome del Signore, vi ricordate quando Mosè era stato indicato, dice tu vai a parlare al popolo in Egitto, Signore tu lo sai che sono ormai, tanto prima sono vecchio, poi non so parlare, e poi dove mi mandi? Mi mandi a un popolo ormai è stufo di sentire prediche, no, come noi ho bisogno di, dimmi qualcosa di nuovo, che dica qualcosa di nuovo, dimmi qualcosa di nuovo, perché ormai lo sanno già tutto sulla storia dei nostri padri. Ecco, allora lui dice, qual è il tuo nome? Il tuo nome, di il mio nome, e io sono colui che sono, non è per dire guarda non so, non voglio parlarti, no, io sono colui che sono stato, io sono colui che è adesso, io sono colui che sarà. Interessante questo, guardate, per l'esperienza di un Dio vicino. L'idolo e lo vedi là, ma non è stato nella tua vita, non ti ha aiutato. Colui che è stato nella tua vita, era presente quando eri bambina, quando ci sono fasi della nostra vita che non abbiamo mai perlustrato, e però ogni tanto vedi le reazioni, quali sono le reazioni tremende, non sai perché hai certe reazioni. E allora il nome del Signore ti aiuta a perlustrare certe fasi della tua vita passata e dire c'è il Signore anche in quella sofferenza, anche in quel peccato, eri presente, mi hai trasformato, mi hai aiutato, c'è adesso e ci sarà ed è davanti a me. Questa è l'esperienza, cioè un Dio che sta in mezzo al popolo, non un Dio che esiste, che è lontano, che si accontenta dei nostri sacrifici, come gli idoli, si accontentano di qualche sacrificio. No, è un Dio della storia. Ho cercato il Signore e mi ha risposto. Vedete, quello che sta dicendo, non è un idolo che parli con cui parli e non ti risponde. Da tutti i miei terrori mi ha liberato. È l'esperienza personale dell'Esodo, come Mosè ha trascinato il popolo fuori dall'Egitto, lui stesso, questo salmista, è stato personalmente liberato. Hanno guardato a lui e furono raggianti, i loro volti non dovranno arrossire. Vi ricordate Mosè quando usciva dalla tenda del convegno? Era tutto raggiante, era tutto raggiante. Allora la stessa cosa sta succedendo a me, può succedere a noi. Questo povero ha gridato e il Signore ha risposto, lo ha salvato da tutte le sue angosce, sono le inquietudini, cioè lo ha liberato da quelle inquietudini interiori che alle volte sono più dure anche delle disgrazie esterne, le inquietudini più profonde. Mi ha liberato. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li protegge. Questo è stupendo, guardate, cioè sentire che è vicino a te l'angelo del Signore, e questo stesso angelo che il Signore manda in mezzo alle fiamme, in modo che le fiamme non ti possano bruciare.
Per questo posso, e allora dice gustate e vedete come è buono il Signore, gustate e vedete. C'è San Pietro che cita questo testo parlando dei neobattezzati, i quali bevono del latte, latte della parola, gustate la parola del Signore e vedete quanto è buono il Signore, felice l'uomo che in lui si rifugia. Vedete, qui si parla di felicità. La felicità sta in una zona molto profonda dell'uomo. Felice l'uomo che in lui si rifugia. Vi ricordate ancora il mio rifugio e che in lui si rifugia? È un tema, vi ho detto, che anche struttura, se volete, anche il cammino spirituale di tutto il Salterio, è trovare rifugio nel Signore. Temete il Signore, voi suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. A me ha colpito nell'ultima lettera del Papa, è una citazione, perché lui molto si vede che conosce molto bene la letteratura, quello che io non tanto, è di Léon Blois, dice: non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Léon Blois, nella questa lettera il Papa l'ha citata, l'unica tristezza che abbiamo, quella di non essere santi. Santi vuol dire avere un rapporto intimo con il Signore, cioè santi già tagliati da questa corrente che veloce sta andando verso il marcio, verso la morte. Santi è uno che ha trovato la via della vita. Evidentemente il santo non dice sono santo per me, no, se io ho incontrato la via della vita, l'ho incontrata per dire ragazzi state uscendo e entrando nella zona dell'incendio, venite con me che vi tiro fuori. Temete il Signore, voi suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Poi c'è una traduzione che è rimasta anche nella CEI, ma è così perché effettivamente nell'ebraico si parla, di solito era i ricchi possono soffrire penuria e fame, no, perché è un modo che ha la 70, ma l'ebraico è i giovani leoni, che è un'espressione tipica dell'antichità, i giovani leoni è la generazione rampante, i giovani rampanti, i giovani politici rampanti, i giovani leoni, no? Questo indica, i giovani leoni, questa gioventù rampante, possono anche loro soffrire penuria e fame, ma chi cerca il Signore non manca di alcun bene. Vedete, c'è una differenza, vi ho detto, che era sottolineata molto bene da Ignazio di Loyola, tra il piacere e la gioia. Piacere se ne puoi trovare tanto, però sempre rimane un buco, perché l'animale vive per il piacere, ma l'uomo ha delle zone talmente profonde che non basta il piacere, ha bisogno di felicità. Venite figli, ascoltatemi, vedete, è un sapiente quello che sta scrivendo, come è un sapiente anche di quello che scriveva il Salmo precedente. Vi insegnerò il timore del Signore. Che cos'è questo timore del Signore? È un affettuoso rispetto di Dio, non è paura di Dio, un affettuoso rispetto di Dio, Dio che ti indica la strada. Chi è l'uomo che desidera la vita e ama giorni in cui vedere la felicità? Voi ti interessa veramente la felicità? Ecco, preserva la tua lingua dal male e le tue labbra dal parlare bugiardo, cioè vivi bene, vivi senza fare il male, vivi non peccando, diremo noi. Sta lontano dal male, fa il bene, cerca la pace e perseguita. E poi gli occhi del Signore sui giusti, le sue orecchie al loro grido d'aiuto. C'è un bellissimo altro salmo dove dice affida il Signore il tuo peso e lui ti sosterrà, ed era quello che frate Francesco, ed è il salmo anche della messa di oggi, il salmo che la citazione che diceva ad ogni frate, frate Francesco, il gruppo che stava per partire per la Germania erano un po' preoccupati, perché sapevano che i tedeschi non scherzavano, poi non sapevano la lingua, erano preoccupati, e loro dicevano affida il Signore il tuo peso e lui ti sosterrà. Il volto del Signore è contro i malfattori, cioè ti difenderà per cancellarne dalla terra il ricordo. I giusti gridano, il Signore li ascolta,
Chiaro che il giusto non ha le forze per salvarsi, questo è il giusto, è uno che si rende conto che da solo non si può salvare, come uno che è caduto nelle sabbie mobili, non si può giustificare da solo con la legge, con gli sforzi. Il giusto è uno che è stato preso dal Signore, l'ha visto il Signore in mezzo alle sabbie mobili con le braccia del cuore aperte, cioè le braccia della fede aperte, e lo tira fuori. Solo la fede può salvare l'uomo, e dopo può mettersi in moto. I giusti gridano e il Signore li ascolta e li libera da tutte le loro angustie. Ecco, sentite l'esperienza del Signore vicino. Vicino il Signore a chi ha il cuore spezzato e salva gli spiriti affranti, cioè questo povero che si sente da solo, pieno di sofferenze, sente però che il Signore è vicino, e questa è la sua felicità. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore, cioè lo libera nella zona più profonda dove lui si sente solo. Egli ha cura di tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Qual è veramente il male più profondo dell'uomo? Il male conduce l'empio alla morte. Vedete che affermazione? Quello che ci fa morire è il male, il peccato. Chi odia il giusto sarà punito. Vi ricordate nella parabola del figlio al prodigo? E alla fine dice: tuo fratello era morto, cioè si era allontanato, e allontanandosi da me muore. Il male conduce l'empio alla morte. E adesso l'ultima espressione con cui terminiamo, lo scriba conclude lui questa preghiera di questo salmista: il Signore riscatta la vita dei suoi servi, di quelli che si rifugiano in lui nessuno sarà punito. Questa è la missione dei poveri, quella di annunciare dove sta la vita, annunciare dove sta la vita, cioè metti la tua vita nelle mani del Signore e vedi che trovi dentro il tuo spirito trovi una sicurezza che ci aiuta anche a vivere anche all'interno della sofferenza. Così io termino, quasi giusto però, non so se sia tanto giusto, ma no, mi pareva che fosse un'ora.